Oltre 15.000 persone in 3 giorni sono i numeri della Sagra della Patata svoltasi nella frazione di Lagarò nel comune di Celico, uno degli eventi del cartellone dell'estate celichese. Una 3 giorni all'insegna della gastronomia dove protagonista è stato il tubero silano, 3 giorni dove le varietà gastronomiche sono state accompagnate da concerti e convegni come quello sull'agricoltura silana, settore che rappresenta una delle principali economie del territorio silano, vedi per l'appunto la cultura della patata silana IGP e da passeggiate naturalistiche. Ci sono stati dei convegni che riguardavano l'agricoltura, ci sono state passeggiate nei boschi. Quest'oggi abbiamo fatto anche un green trekking dove siamo andati nei boschi a ripulire e abbiamo affrontato molti argomenti che riguardano l'ambiente e non solo, anche il turismo e le prospettive che ci sono in questa zona per lanciare il turismo in Sila. È una sfida complicata, ovviamente, una sfida difficile, ma noi siamo pronti ad accettarla e a fare di tutto per portare lo sviluppo in questa zona. Un'edizione, quella di quest'anno, come ha sottolineato il sindaco di Celico Matteo Lettieri, riferendosi alla Sagra della Patata, che insieme al Festival dell'Effimero hanno rappresentato per il comune di Celico una vetrina davvero importante. Sì, Celico quest'anno ha centrato tutti gli obiettivi. Sono arrivati tanti turisti sul nostro territorio, l'hanno conosciuto, l'hanno apprezzato, abbiamo tante bellezze, tanta cultura, tante cose da offrire ai turisti, quindi stanno conoscendo Celico finalmente anche da altri aspetti, quindi dal punto di vista storico, culturale, anche musicale, perché abbiamo avuto concerti importanti con Ermal Meta, Michele Bravi, sono state delle serate molto partecipate, il territorio ha ricevuto tanti in termini anche economici.